pronti, tutti attenti ad ascoltare quello che i politici si stanno per dire, e noi stiamo per invitare qui, proprio per ascoltare, il candidato premier del Movimento 5 Stelle, leader, loro leader politico, Luigi Di Maio. Benvenuto. Benvenuto, buonasera. Eccoci. Buonasera. Allora, come sta? Tutto bene. Ci hanno detto che non è, ha sentito, non è la Rai, ormai infieriscono un po'. È infieriscono, è celata, è infierisce, deve essere tanti anni, 27. Senta, prima ho chiamato mia madre, che ogni tanto no, ci sentiamo, e mi ha detto, ti sei coperto, perché sì, sa che arriva il vento qua, anche freddo a Roma. Io ne ho 56, lei è un ragazzino, perché beato lei, ne ha 32. 31. Allora, glielo dico perché volevo iniziare anche un po', perché voi politici siete sempre troppo seri. Lei è napoletano, simpatico, no? Cioè, sì, allora volevo iniziare in un modo un po' più soft. Ho letto che sua madre, si figuri la mia, mettiti il giubbotto, sua madre ha detto che la vede un po' sciupata. In un'intervista all'Espresso, sì, dice che lo vede che è dimagrito, sciupato. Vabbè, le madri della Campania sono sempre preoccupatissime se i figli mangiano oppure no, no? Allora ogni tanto mi chiama e mi dice: ma stai mangiando? Ovviamente i ritmi di una campagna elettorale li immaginerete, abbiamo fatto 20.000 chilometri in 2 mesi e mezzo in un pulmino, e le cene più belle le abbiamo fatte in autogrill. Una l'ho fatta ieri sera, che era sabato sera, l'abbiamo fatta in autogrill. Scusi, ma quando la vedono in autogrill, sì, che dicono? La guardano in modo particolare o le... Ma io trovo sempre, su questo sono veramente fortunato, io trovo sempre grandi manifestazioni d'affetto. Ieri sera eravamo in autogrill sull'autostrada che va da Bari a Napoli e ci siamo fermati a mangiare lì qualcosa, e le persone che lavoravano lì si sono fatte le foto, mi hanno parlato dei loro problemi, del Jobs Act, di tutta la precarietà che vivono ogni giorno con i contratti, a volte non loro nello specifico, ma con contratti che a volte durano una settimana, un mese. Siamo in una fase in cui vedo tanto tanto affetto, questo affetto mi onora, e le dico anche che sento sulle spalle la responsabilità di non deludere gli italiani. Questa è una grande responsabilità che mi sento sulle spalle ogni giorno. Soprattutto perché è giovane, no? Io credo che non ci sia una regola per cui i giovani... No, però è arrivato da poco, no, nel sistema. Io quindi sono forse stato eletto... c'è una maggiore responsabilità. Sono stato eletto 5 anni fa, quindi a 26 anni, e sono stato anche individuato come vicepresidente della Camera. Le dico che è stato un grande onore rappresentare la Camera dei Deputati, perché ho rappresentato un'istituzione che, al di là delle persone che stavano lì dentro, è un'istituzione che deve rappresentare i cittadini e deve fare bene per i cittadini. Adesso, dopo 5 anni, le dico, questa esperienza istituzionale mi ha fatto capire che non è l'età che fa la differenza, è la squadra. Bisogna fare una buona squadra, un buon gioco di squadra per cambiare l'Italia. È finita l'epoca dell'uomo solo al comando, ne abbiamo visti già troppi in questi anni. Però questi partiti hanno sempre un uomo solo al comando, perché anche voi, tutto sommato, adesso Grillo ha fatto un passo indietro, però Berlusconi è il volto, no? C'è la forza di Renzi, poi lei è stato adesso messo al centro della politica come punto di riferimento. È sempre stato identificato il sistema Partiti d'Italia con un uomo forte, che secondo me è un grave limite, perché nei partiti non può essere uno solo a comandare, ma deve essere proprio il concetto di partito, è stare insieme, dividere, condividere, stare anche all'opposizione all'interno, però non può essere solo un uomo, no? Ma infatti, se ci pensiamo, poi le due persone che ha citato, Renzi e Berlusconi, negli anni sono caduti proprio sul loro grande limite, il "che pensi mi", che diceva Berlusconi, o il fatto di Renzi che voleva rottamare tutti. Io questa settimana... Ha fatto anche autocritica. Questa settimana presenterò la nostra squadra di governo, le proposte delle persone che andranno a ricoprire i singoli ministeri, perché non voglio che gli italiani votino a scatola chiusa. Cioè, lei dice: io rispetto agli altri... E sono convinto del fatto che, se lei mi chiede, ma lei è pronto a governare il paese...
La domanda è: voi siete pronti a governare il Paese? Io le dico, con la squadra che stiamo mettendo in piedi e che presenteremo questa settimana, con i parlamentari uscenti e la loro esperienza e tutti i cittadini che ci vogliono bene e che ci hanno fatto diventare la prima forza politica del Paese, le dico sì, possiamo cambiare questo Paese e mettere mano alle cose che si dovevano fare 30 anni fa e le stiamo aspettando da 30 anni e non arrivano. Senta, mai. Di Maio, però c'è una cosa che mi incuriosisce e che hanno anche osservato i più attenti giornalisti politici, cioè c'è un atteggiamento diverso. Il fatto che voi siete andati venerdì al Quirinale a consegnare questa lista, no? Fa capire che in fondo voi non vi siete più arroccati, ma siete pronti forse a dire: signori, noi siamo qua, probabilmente siamo il partito numero uno come voti, non vogliamo stare come è successo in passato da una parte, che lei si ricorda che Bersani, quando vi chiese l'appoggio per governare, voi l'avete preso a schiaffi. Poi si è visto che fine ha fatto Bersani, quindi meglio così. No, però, perché no, questo è... Questa è credo che abbiamo avuto intelligenza politica quel momento. Però è un Movimento 5 Stelle che oggi vede nelle istituzioni qualcosa di diverso rispetto al passato. Cioè, la differenza qual è? Il presidente Mattarella è diverso da Napolitano? Questo o siete cambiati voi? Questo sicuramente. In che senso? Io rispetto molto il ruolo del garante del presidente Mattarella, non rispettavo quello del presidente Napolitano. Perché era uno che giocava? Ma era uno che era stato rieletto contro ogni prassi istituzionale proprio per arginare il Movimento 5 Stelle. Il governo Letta, quello dell'inciucio, si fece sulla rielezione di un presidente della Repubblica. Ma questo è il passato, le ecco, dico oggi cioè, invece. Ecco, perché vorrei siete andati su? Vorrei dirle questo. È il rituale andare prima. Non penso che sia il rituale, anzi, come le dicevo, sono stato un rappresentante delle istituzioni per 5 anni. Conosco che cosa significa cortesia istituzionale. Se questa settimana il Movimento 5 Stelle comunica ai cittadini quali, secondo noi, debbano essere gli ideali ministri, persone giuste al posto giusto, io le definisco, e sapendo che l'articolo 92 della Costituzione dice che i ministri li nomina il Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio incaricato, io per cortesia istituzionale devo andare ad avvisare quella istituzione, come ho fatto l'altro giorno, chiedendo un incontro al Segretario Generale, del fatto che farò i nomi questa settimana. E poi, prima di fare i nomi pubblicamente tutti quanti insieme, comunicherò i nomi al Presidente della Repubblica. Questo non significa aver cambiato linea, significa rispettare la Costituzione, ma soprattutto avere rispetto di istituzioni al di sopra di te. L'altra volta non l'avete fatto. Quindi l'altra volta noi non abbiamo comunicato i nomi. C'è una bella differenza tra il 2013 e il 2018. Nel 2013 ci siamo presentati agli italiani e abbiamo detto: fateci entrare lì dentro e vi diremo che cosa succede. Va bene. Gli italiani ci hanno fatto diventare la prima forza politica del Paese. Adesso noi vogliamo andare al governo, ecco, e quindi devo lei portare avanti tutte le procedure per arrivare al governo. Secondo e lei, tra questo c'è anche la cortesia di dire al Presidente questo i nomi. È stato chiamato. Mattarella darà l'incarico però al partito che prende più voti o a chi garantisce un equilibrio, cioè un sistema di coalizione? Perché questo è un punto di cui non so se avete parlato. Io tra l'altro ci tengo a dire che sono andato ad informare il Quirinale, perché fase non mi permetterei mai di tirare nella campagna il Presidente della Repubblica, e quello che farà il Presidente lo deciderà il Presidente. Sì, ma cosa si aspetta? Dal mio punto di vista io mi aspetto che questa settimana gli italiani daranno un bel risultato al Movimento. Domenica ci potremo svegliare con un ottimo, lunedì mattina potremo svegliarci con un bellissimo risultato per il Movimento 5 Stelle. Prima forza politica e anche a pochi seggi dalla possibilità di governare. Se non ci dovessero essere i numeri per governare da soli, allora noi faremo un appello pubblico, diremo a tutte le forze politiche di cui io non mi fido: se ci sono delle forze politiche che vogliono avviare la legislatura nella 18ª legislatura, ci dicano i temi per i cittadini, non le poltrone, perché io i ministeri li avrò già nominati prima, li avrò già individuati prima. Sa benissimo che per sostenere ci vogliono delle poltrone, non è che uno ti dà il voto se in cambio non gli dai dei posti. Se dopo tutte queste elezioni ci dobbiamo ritrovare di fronte agli italiani a fare di nuovo il discorso sulle poltrone, allora meglio tornare a votare, le posso dire la verità. Però non voglio illuderla, disilluderla. La grande occasione che abbiamo nella prossima legislatura è non ricominciare con le poltrone, ma per la prima volta metterci al lavoro per le persone che sono fuori dalle istituzioni e non dentro le istituzioni.
Senta Grillo. E cominciare ad affrontare Senta i grandi Grillo temi che parla di governabilità da 30 anni. Sì, sì, ma è chiaro. Governabilità, Grillo, governabilità, non me l'aspettavo. Senta, pacato, molto pacato. Vorrei dirvi intanto, per puntualizzare cosa significa della nostra storia, sono state fatte in 12 anni, dal 1968 al 1980, dove sono cambiati 15 governi e mezzo. Ogni anno cambiamo un governo e mezzo. Quindi non c'era governabilità, eppure sono state fatte le più grandi riforme della nostra storia. Riforma dello Stato, sono state istituite le regioni, le autonomie locali, lo statuto dei lavoratori, la legge fiscale, le leggi sulla casa, il diritto di famiglia, il divorzio, l'obiezione di coscienza è stato riconosciuto, gli organi collegiali della scuola e circoscrizioni, voto ai diciottenni, consultori familiari, depenalizzazione dell'aborto, riconoscimento dell'aborto libero e gratuito e assistito, tutto in quei 12 anni lì, con un governo e mezzo che spariva, ne arrivava un altro e un altro. Non venitemi più a parlare di governabilità. Beh, insomma, va nella linea che diceva lei. Sì, quelli sono stati anche anni, io sono molto d'accordo con Beppe, perché quelli sono stati anche anni in cui c'era una grande pressione popolare. E tutt'oggi, se vogliamo ottenere dei risultati e se ci aspettiamo come cittadini dei risultati dalla politica, c'è bisogno comunque di partecipazione, che i cittadini si attivino. Io non chiedo agli italiani solo il voto, io chiedo di partecipare ad un percorso, a un progetto. Noi quando io non ne potevo più dei vecchi partiti, non ho deciso di votarne un altro, ma ho deciso di partecipare a un progetto che creava un'altra forza politica, il Movimento, che oggi è la prima in Italia, ci hanno dato per morti ogni 6 mesi per 5 anni e oggi siamo la prima forza politica. E adesso le posso dire la verità, sono molto preoccupato per le prossime elezioni, quelle di domenica. Perché? Perché io sento tante persone dire: io voto quel partito perché mi è simpatico, voto quell'altro leader perché mi è simpatico. Qui c'è un problema, che lunedì possiamo decidere di svegliarci di nuovo con un altro governo legato a Berlusconi, il buco nero delle leggi ad personam, dei processi, dei litigi tra Salvini e Berlusconi, oppure mandare a casa pure loro, perché il PD è a circa il 20% ed è fuori combattimento. Adesso non andiamo sui sondaggi. No, non ci voglio entrare, mi prendo la responsabilità di quello che dico. Poi, Ma oggi loro sono fuori combattimento. Votare anche in buona fede una di quelle liste del centrosinistra significa regalare un voto a Berlusconi. La battaglia nei collegi è tra noi e il centrodestra. Quindi chi sceglie noi manda a casa Berlusconi. Berlusconi ce l'ha molto altrimenti, con lei, no? Sì, l'ho visto che ha poche lei, argomentazioni. Ha detto dire. Che però, siccome è un uomo di televisione, se ne conosce, che è bravo, da un punto di vista televisivo, lui la TV la sa fare, l'ha fatta, dice che ha un bel visino televisivo. Bontà sua. No, dico, che valutazione dà? Beh, io ho di fronte una persona di 81 anni che è stato candidato nel 2001, nel 94, nel 2006 e nel 2008. Questa persona promette oggi quello che aveva già promesso nel 94. Allora la domanda è: ma se tu vuoi cambiare l'Italia, perché non l'hai cambiata quando la stavi governando negli ultimi 20 anni e non l'hai mai cambiata? Queste persone qui hanno rubato il futuro della mia generazione, di quelle seguenti e di quelle precedenti. Adesso è il momento di non credere più alle loro promesse, perché hanno avuto l'occasione di realizzarle. Io non ho niente in particolare contro Renzi, Berlusconi, ma hanno avuto la loro occasione e hanno fallito. Allora, il 4 marzo non sprechiamo il nostro voto nel centro-sinistra o nel centro-destra. Dateci una mano a metterci al lavoro finalmente per cambiare Senta, le cose. Senta, ma questi ministri, veniamo un po' al punto. Lei oggi ha detto che un ministro sarà Sergio Costa, che è un importante generale dell'arma adesso, no? La forestale, ha fatto grosse inchieste, eccetera. Più tecnici, cioè si ferma lì a dare i nomi? Ecco, al di là dei nomi vorrei capire se... Prima di tutto le voglio dire, voglio dare questa notizia, che il 1 marzo, giovedì, presenterò la squadra qui a Roma, l'intera squadra di governo.
con i candidati ministri che saranno una proposta istituzionale al Presidente della Repubblica delle persone che secondo noi dovrebbero ricoprire quell'incarico. Cioè io non ne posso più di vedere Alfano prima agli esteri, poi agli interni, poi Berlusconi lancia Brunetta all'economia. Io sinceramente mi aspetto il meglio per il futuro del Paese. Cioè lei quindi, il primo marzo cosa vuol dire? Che farà, li porterà vicino a sé fisicamente sì, o, e li presenterò, o darà un elenco? Li presenterò fisicamente, presenterò le persone una ad una che secondo noi hanno le competenze, la testa e il cuore per mettersi al lavoro sui loro ministeri e cominciare a cambiare le cose. Oggi ho detto che se dovessi avere l'incarico da Mattarella proporrò Sergio Costa, il generale dell'Arma dei Carabinieri, al presidente Mattarella come ministro dell'Ambiente, perché è una di quelle persone che ha fatto indagini in tutta Italia e soprattutto nella Terra dei Fuochi contro gli sversamenti illeciti. Oggi le mafie uccidono più interrando rifiuti che sparando alla gente, e che è quella battaglia che dobbiamo vincere, altrimenti la mia gente, come tante altre persone, continueranno a morire di tumore. Però le voglio dire anche un'altra cosa. Lei mi diceva tecnici, politici, interni, esterni, superiamo questo concetto, perché per me l'importante è che le persone mettano testa e cuore nelle cose che fanno, devono avere la sensibilità quando applicano la loro conoscenza. Ma ho deciso anche di individuare tre donne per tre ministeri chiave. Il Ministero dell'Interno, il Ministero della Difesa e il Ministero degli Esteri saranno ricoperti, interpretati da tre donne che io conosco e che conoscerete questa settimana, e sono tre persone che non solo hanno ampie conoscenze in quel settore, ma hanno maneggiato quei settori, hanno fatto missioni sul campo, hanno incontrato i nostri contingenti, hanno lavorato con loro. Sono persone quindi che conoscono la materia praticamente, persone del fare che si metteranno al lavoro dal giorno dopo quindi, che avranno ricevuto l'incarico. Per, questa è una notizia, che tre donne vanno ad occupare ministeri importanti. Sono persone non strettamente politiche o che hanno fatto politica? Lo vedrà, lo vedrà. Vabbè, io aspetto il primo marzo. No? Senta, a proposito della Terra dei Fuochi, domenica, anzi do tutta la mia solidarietà al direttore di Fanpage anche oggi, perché c'è stata, hanno incendiato un negozio di una delle persone, parenti delle persone, di giornalisti di Fanpage, quindi c'è una tensione abbastanza seria su questa inchiesta dei giornalisti napoletani. L'altra volta era venuto Renzi qua. La grossa polemica era che lei aveva detto, ecco perché mi leggo certo la sua discorso precedente, ha detto, insomma, Di Maio ha detto assassino praticamente a De Luca, il Presidente della Regione, vorrei vedere come pagherei, anzi credo abbia detto poi alla fine una frase tipo pagherei il biglietto e popcorn per vedere se Di Maio rinuncia all'immunità e accetta la sfida in tribunale. Però gliela faccio dire da Renzi, senta bene. Di Maio ha detto questa parola, assassino. Guardate che è una parola grossa. Vabbè, il linguaggio allora, non è mai innocente, no? Ecco, lo sappiamo. Allora, quindi, siccome però bisogna stare attenti sì, alle parole che si usa, sì, a me piace l'idea che Roberto De Luca quereli Luigi Di Maio, e piace l'idea che Luigi Di Maio, se è un uomo, rinuncia all'immunità parlamentare, alla quale si aggrappa tutte le volte che dice parole di troppo. Su questa vicenda c'è la magistratura. Lui, più che dimettersi per evitare, francamente, gli si può chiedere tutto. Senta, ma se n'è andato su due piedi, in silenzio, senza dire niente, e si è preso pure dell'assassino. Io pagherei popcorn e il biglietto per vedere l'udienza in tribunale di quello che gli dice assassino. No, perché poi la gente spara davvero, eh. Bisogna imparare a utilizzare delle parole più calme. Allora, la querela l'ha fatta poi il padre di Roberto, cioè il Presidente della Regione. Che risponde a Renzi? Che prima di tutto rivendico il termine assassini politici della mia gente, perché nell'inchiesta di Fanpage, giornalisti a cui va tutto il mio sostegno... No, noi li abbiamo citati proprio perché dobbiamo dare sostegno su una TV importante. Lei è stato uno dei pochi ad ospitare dei giornalisti che credo siano stati isolati prima di tutto dagli altri giornalisti in questa vicenda, perché hanno fatto una grande inchiesta e non meritavano l'isolamento che hanno avuto. Un piccolo preambolo e rispondo sull'insindacabilità, che non si chiama neanche immunità, bisognerebbe spiegarglielo a Renzi. Quell'inchiesta dimostra, dietro quella telecamera nascosta, c'era un camorrista, c'era uno che si era fatto 18 anni di galera per traffico illecito dei rifiuti. Chiede un appuntamento al figlio di De Luca, e il figlio di De Luca riceve uno che si è fatto 18 anni di galera per traffico illecito dei rifiuti, per parlare di cosa? Di rifiuti, nel suo ufficio. Qui non è tanto soltanto la tangente
che loro hanno proposto al camorrista del 15% per vincere una gara d'appalto sulla gestione dei rifiuti. È che se un camorrista ti chiede un appuntamento per parlare di rifiuti, tu non gli apri neanche la porta. Questi ci hanno fatto affari. E perché sono assassini politici? Perché chi ha interrato i rifiuti sotto le case della mia gente, che sta morendo di tumore, è quella politica che in affari con la camorra ha dato gli appalti a chi non li doveva vincere e poi gli ha detto: non mi interessa dove li vai a interrare, l'importante è che mi dai la tangente del 15%. Mi perdoni, ma io sono arrabbiato e rinuncio pure all'insindacabilità, perché io in questi 5 anni ho dimostrato di rinunciare all'insindacabilità delle mie opinioni, perché mi prendo le responsabilità di quello che dico. Sì, io più che altro la scorsa settimana avevo chiesto come mai una persona come De Luca, che si occupa di Salerno, si trovasse a discutere di questioni che sono di competenza della regione. Poi ho chiesto, magari noi non sappiamo se De Luca figlio sapesse che quello che era davanti fosse un camorrista, questo noi non lo possiamo sapere. Certamente le domande poi se deve porre la magistratura. Certo, però possiamo dire una cosa, che il figlio proponeva al camorrista gli ingegneri della regione Campania che governa il padre. Io non posso immaginare che questo signore proponesse senza aver parlato anche col padre. Qui il tema è che c'è un'intera famiglia del PD che governa la regione e dall'altra parte c'è il consigliere Passariello di Fratelli d'Italia che era in combutta con la stessa organizzazione. La regione Campania deve tornare a votare perché ormai è inquinata sia alla maggioranza che all'opposizione da un sistema di potere che utilizza questi metodi e la mia gente continua a morire per colpa delle tangenti che loro intascano e questo è inaccettabile. Senta, adesso veniamo un po' ai problemi che avete avuto, che continuate ogni tanto a avere anche voi. Il New York Times oggi ha detto: ma siamo un po' sorpresi che anche il Movimento 5 Stelle alla fine sembra essere come tutti gli altri partiti, mettendo sullo stesso piano determinate situazioni, dai mancati rimborsi, che è una cosa diversa, ovviamente l'abbiamo anche sottolineato l'altra volta con la sua collega Paola Taverna, che è venuta qua. Un conto è venir meno a un rapporto di fiducia con voi stessi all'interno, un conto truffare e rubare soldi di altri, quindi hanno soldi loro che non hanno dato al partito, quindi questo per essere chiari. Però c'è una cosa che non mi torna. Al di là degli errori che possono capitare nel candidare le persone, no? Però stanno emergendo, probabilmente che voi chiedete dei limiti ben precisi, degli errori forse di valutazione su alcune persone che possono essere sfuggiti, perché uno si aspetta un maggior controllo per certi versi, no? Lei, prendo atto, Tasso, per esempio, che una roba, insomma, una violazione di una, se no, vogliamo, una cosa neanche granché. Allora, voglio dire questo. Noi abbiamo circa 700 candidati. Circa 700 candidati. Tra questi candidati abbiamo scoperto che meno di 10 ci hanno detto una bugia. Alcuni avevano mentito sulle donazioni dei propri stipendi, che non è un reato, ma è un fatto grave per me. Perché chi si è impegnato con i cittadini a dimezzarsi lo stipendio lo deve fare. Io ho rinunciato a oltre 300.000 euro del mio stipendio che potevo tenermi, però avevo preso un impegno con gli elettori. E poi c'è qualcuno che, per esempio, non ci aveva detto che 10 anni fa era stato condannato in primo grado per aver masterizzato dei CD. Sì, che però la cosa sembrerebbe, lei capisce, non è che puoi mettere uno che non masterizza dei CD con quello che incontra i camorristi. Ecco, però posso dirle una cosa su questo? Com'è possibile che i TG della RAI, in questo momento, quando si parla di politica, fanno il servizio di Berlusconi, parla la flat tax, bellissimo, il servizio di Renzi, stupendo, rivendica i risultati di governo, e poi aprono con quello che aveva masterizzato il CD, caos e bufera sul Movimento 5 Stelle. C'è qualcosa che non sta funzionando nell'informazione della TV pubblica. Abbia pazienza. No, io la seguo, però il presidente del Potenza è un po' diverso da Tasso, no? Nel senso che anche lì si era detto, molte persone vicine al movimento, sia a Siena che a Potenza, avevano lanciato dei messaggi: attenzione a questa candidatura. Lui lì ha nascosto qualcosa di più grave, no? Come sempre, quando qualcuno non ci dice la verità, cioè non ci aveva detto in questo caso di un'indagine del 2016 che lui credeva archiviata, tutte queste persone sono accomunate dal fatto che sono già fuori dal movimento, perché io le ho sospese e ho chiesto l'espulsione ai probiviri. La differenza non sta nel fatto di pensare che il movimento sia perfetto rispetto alle altre forze politiche, ma qui
chi sbaglia va fuori, lì chi sbaglia lo fanno ministro o presidente della regione, ed è questa la differenza che c'è in una forza politica rispetto a un'altra. Senta, però io lo voglio far vedere Cagliato, perché è un personaggio esuberante, anche oggi è andato, ha detto ah io non mollo, poi mi serve proprio anche per capire che cosa succederà di queste persone che al momento sono candidate. Vediamo questo servizio. Questa matita la dobbiamo prendere, ma non la dobbiamo prendere delicata, la dobbiamo prendere incazzata e dobbiamo mettere un segno tosto, tosto, tosto. Come... Prima di morire voglio andare in Serie B, quindi lo conosce questo striscione? Cioè, qua dobbiamo fare i gesti scaramandici, ma cioè, speriamo che ci vuole tempo allora, diciamo così. Potenza e vantaggio, Marco! Abbiamo chiesto alla squadra di essere tosti, noi così dobbiamo essere. Bisogna essere tosti, tosti, tosti! Ecco, le chiedo, Cagliata ha detto poco fa che comunque sosterrà, se eletto, il programma del Movimento 5 Stelle. Questo imbarazza, vi imbarazza o no? A noi quello che dovevamo fare lo abbiamo fatto, abbiamo preso atto che c'era... Noi quando candidiamo una persona chiediamo casellario giudiziario, carichi pendenti, una dichiarazione di non aver fatto più di un mandato e non essere iscritte da altre forze politiche. Quindi noi abbiamo verificato tutto e dalle carte era tutto a posto. Poi abbiamo scoperto che non ci aveva detto di questa inchiesta del 2016 e l'abbiamo messo da parte. Ma Salvatore Cagliata, come tanti altri candidati del Movimento 5 Stelle, non sono persone che noi preferiamo ad altre perché hanno voti o non hanno voti. Per me, chi rispetta le regole fa parte del movimento, chi non le rispetta non ne fa parte. La maggior parte delle persone che abbiamo nominato stasera mi hanno già firmato un modulo in cui rinunciano alla proclamazione, perché io le ho messe fuori e gli ho detto o rinunciate o vi faccio causa per danno d'immagine. Chi non lo farà, vediamo prima se sarà eletto. Io non credo che i partiti avranno modo di fare giochetti, però vi posso dire una cosa. Com'è possibile che i partiti che in questi giorni ci attaccano dicendo avete visto quello ha sbagliato a masterizzare i CD, poi dicano il giorno dopo siamo pronti ad accogliere i fuoriusciti del Movimento 5 Stelle nei gruppi parlamentari. Allora lo scandalo dura il giorno prima, poi il giorno dopo sono buoni per i loro giochetti di Volta Gabbana quando, che sanno fare quando benissimo. Quando le dico se non teme che comunque visto che sarà lì lì, cioè 10 numeri sono importanti, no? All'interno del sistema. Non teme che possono andare a aiutare altri se voi... Ma non, io non credo che queste persone entreranno in Parlamento perché la maggior parte delle posizioni eleggibili mi hanno già firmato il modulo per la rinuncia alla proclamazione. Questo lo vedremo. Le chiedo una cortesia personale. Noi abbiamo un programma Dipende. Concorrente... No, ma è una cosa giusta da fare. C'è un programma, un bel programma che si chiama Iene, no? Storico, eccetera. Certo. E da quando ha denunciato la cosa, Filippo Roma, la storia dei rimborsi, subisce molte minacce, pressioni. Io vorrei che da una persona seria come lei, che in fondo vi ha anche aiutato a scoprire... Ma io li ho ringraziati ecco, più volte. Potesse fare un appello ai tanti Ma militanti sì. che anche smettano perché, di... Guardi che Filippo Roma mi ha permesso di scoprire che c'erano 6 su 100, 8 su 121, su oltre 120 parlamentari che avevano fatto i furbi. Ma quel giorno io ho chiamato Filippo Roma, ho detto adesso vieni nel mio ufficio con le Iene e ti faccio vedere l'estratto contro il mio conto corrente, ti faccio vedere come ho restituito oltre 300.000 euro di stipendi e ti faccio vedere anche che in tutti i parlamentari del Movimento 5 Stelle si sono tagliati 23.400.000 euro certo. di stipendi. Quindi non solo li ringrazio, ma loro sanno che io sono stato a loro disposizione per far vedere che la stragrande maggioranza dei parlamentari ha mantenuto le promesse ed è l'unica forza politica che si taglia gli stipendi che viene criticata dalle forze politiche che si sono presi tutto lo stipendio. Le posso far vedere Grillo, un passaggio molto simpatico. Chiuderà tra l'altro la campagna con voi, credo, proprio a venerdì. A Piazza del Popolo il 2 marzo. Il 2 marzo, venerdì. La sera di chiusura delle campagne. Sarà con lei, ma intanto guardi questo passaggio molto divertente. Non lo sopporto, fa il leader, stringe mani da tutti. Stringe le mani alle COP, alla Lega. È un contorsionista composto. Io scommetto che c'è tutti in casa, c'è nell'armadio tutte le camicie uguali, tutte le maglie uguali, le mutande uguali, le giacche uguali, non suda. Fai un leader, Dio mio come siamo ridotti. Siamo ridotti.
Hai detto delle cattiverie? No, tu hai detto cose vere? Sì, vero. Ah, fantastico. Ecco, dicevo che Grillo si è messo un po' indietro, no? In questa campagna. Di solito eravamo abituati a vederlo molto forte, presente. È una scelta proprio perché dice, come ha sempre detto, io devo fare un passo indietro, aspetta Di Maio adesso lo gestire. Ma lui avrebbe voluto averlo più vicino, non lo so. Ma lui è vicino nel senso ci sentiamo spesso. È anche vero che lui ha iniziato col blog nel 2005. Il movimento ha iniziato a muovere i primi passi nel 2009 e lui da allora pubblica sul blog, fa comizi, fa interventi. Poi a un certo punto, ma deve camminare sulle gambe di chi viene eletto, di chi porta avanti il movimento nelle varie istituzioni, i nostri attivisti, i cittadini che lo sostengono. E così è stato. È stata una persona di parola anche perché non si è mai candidato. Era ed è il garante della prima forza politica del paese, non ha mai preso uno stipendio pubblico, non è mai entrato nelle istituzioni. Ha promosso un progetto e ha permesso a tanti cittadini che magari oggi non votavano, di entrare nelle istituzioni, non solo di votare, ma di poter partecipare alla vita pubblica. Senta, e cambiare l'Italia. Tajani, Antonio Tajani, ha detto che Bruxelles temono le vostre elezioni. Tra l'altro Tajani, ricordo, è uno di quei pochi che ha rinunciato anche a 400.000 euro di prebende che arrivavano dal Parlamento europeo. Però vedendo lei su un'intervista sua su Le Monde, dove dice, l'uscita dall'euro non è più centrale, no? Il tema del referendum, c'è un passaggio diverso rispetto, volete accreditarvi in modo, cioè avete maturato o avete incontrato un'Europa diversa, cosa è cambiato? Io penso che l'Europa sia cambiata nel senso che i paesi che prima spadroneggiavano nelle dinamiche europee adesso sono più deboli, la Germania ha difficoltà a fare un governo, la Francia non ha più i partiti tradizionali perché Macron li ha ridotti ai minimi termini, la Spagna ha un governo di minoranza e il Portogallo ha un governo di minoranza. Possiamo andare ai tavoli europei come Italia, mandando però dei rappresentanti istituzionali solidi che vanno lì e dicono guardate vi diamo 20 miliardi di euro ogni anno e ce ne rientrano solo 12 miliardi in Italia in fondi europei. O ci ascoltate proteggendo le nostre imprese, i nostri agricoltori, i nostri pescatori, i nostri allevatori, i nostri disoccupati, oppure una parte di quei 20 miliardi ce li teniamo. Ma aiutiamo quelle persone che avete danneggiato. Comunque c'è un cambiamento di rotta evidente rispetto al vostro... eravate un po' anti-europei, no? All'inizio. È cambiato il contesto. Cioè, io 5 anni fa pensavo che non si potesse scalfire quello che era il predominio tedesco e francese nell'Unione Europea. Oggi io penso che l'Italia, prima di discutere di uscita o meno, debba provare con tutte le proprie forze a restare nell'Unione Monetaria e nell'Unione Europea per cambiare i trattati che ci stanno danneggiando, perché abbiamo più margini per riuscire ad ottenere i risultati. Grazie a Luigi Di Maio, grazie a voi. Leader del Movimento grazie. 5 Stelle, grazie per essere stato con noi. Arrivederci. E noi adesso...